Dopo mesi di polemiche, il nuovo comandante della polizia locale di Como ha un nome e non è quello di Vincenzo Aiello, ex numero 2, ora alla guida della locale di Cantù. Gli esiti delle prove orali del concorso hanno decretato il vincitore Donatello Ghezzo. In arrivo dal Friuli, Ghezzo ha battuto al photo finish proprio l'ex vice comandante comasco Aiello, primo con 23,5 punti fino agli orali. Una graduatoria ribaltata ieri, al termine della prova conclusiva. Con un punteggio finale di 27 contro 25 di Aiello, sarà dunque Ghezzo il nuovo comandante dei vigili comaschi. Con la chiusura del concorso, dice l'assessore alla sicurezza del comune di Como, Marcello Iantorno, dopo mesi di interregno potremo finalmente procedere, secondo i tempi tecnici necessari, alla formazione della dirigenza della polizia locale di Como, in modo da poter attuare, aggiunge, i progetti di rilancio del servizio nell'interesse della collettività. Si chiude così una vicenda durata mesi, al centro delle cronache e delle polemiche, iniziata con l'addio dello storico comandante comasco Vincenzo Graziani. Sebbene il vice Aiello avesse sin da subito le carte in regola per essere nominato comandante con un provvedimento specifico, gli vennero preferiti prima Giovanni Fazio, dirigente del settore informatica, e poi Alessandro Casale, attualmente alla guida con incarico part-time diviso con il comune di Monza. Scelte che portarono Aiello a trasferirsi a Cantù per guidare i vigili nella città brianzola. Siamo passati da 90 sequestri 2 anni fa, 190 l'anno scorso.